Allora, amici Tech Different, siamo nel rumoroso stand Logitech e diamo così un'occhiata a alcuni dei prodotti che sono stati presentati, almeno alcuni di essi. Prima di tutto il mouse Gaming Pro Wireless, che è il primo della famiglia di mouse Lightspeed ad essere stato progettato in collaborazione con degli atleti di esports professionisti. Non è stato annunciato adesso ad agosto, ma o almeno non è stato annunciato in maniera specifica per IFA, ma è un prodotto molto recente. È un mouse Pro Wireless, appunto, che nasce dall'esigenza di garantire un'esperienza di gioco ad altissima caratura e monta un esclusivo sensore Hero. Hero sta per High Efficiency Rated Optical, che è il sensore da 16K più performante al momento, e trovate comunque in descrizione del video il link all'articolo dedicato. Abbiamo poi il mouse gaming G502, dotato di un iconico design che lo ha sempre contraddistinto, perché questa è la versione rinnovata e la nuova versione, appunto, è stata sviluppata per essere in linea con tecnologie più innovative, per cui il già citato sensore Hero 16K, poi è dotato di 11 pulsanti programmabili tramite il Logitech Gaming Software, di una memoria integrata, di 5 pesi da 3.6 grammi regolabili e dall'esclusiva tecnologia RGB LightSync di Logitech G. Passiamo poi a Jaybird, brand di Logitech leader nella produzione di auricolari sportivi, che ha annunciato ufficialmente l'arrivo dei nuovi auricolari Jaybird X4 Wireless. Sono resistenti ad acqua e sudore, certificati IPX7 e promettono fino a 8 ore di musica non stop. Il cavo è regolabile in base alle esigenze e il microfono è omnidirezionale ed è integrato nel comando. Infine, ecco Ultimate Ears, che presenta Boom 3 e Mega Boom 3, dispiegando tutto con la diffusione del suono a 360 gradi, dotati di un nuovissimo Magic Button che consente di riprodurre, mettere in pausa, saltare i brani direttamente dagli speaker con un solo tocco. Sono certificati IP67, la portata del segnale è di 45 metri e sono anche ricaricabili attraverso una porta micro USB.